ci tocca il martire. Sfilata delle penne nere lungo Corso Vittorio Emanuele, il lungomare Nazario Sauro e l'esibizione della fanfara alpina dei Monti della Laga fino in Piazza Prefettura, si conclude la due giorni barese dell'ottavo pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale Alpini di Bari, Puglia e Basilicata, realizzato con la partnership di Agebeo, l'associazione impegnata nella lotta contro le malattie emato-oncologiche. In centinaia hanno raggiunto Bari due giorni intensi di appuntamenti e iniziative, un'occasione che si ripete ogni 5 anni. Ieri al Sacrario dei Caduti d'Oltremare, con la Santa Messa e la consegna della reliquia del beato Don Secondo Pollo, il cappellano degli Alpini raggiunto da una pallottola nemica il 26 dicembre del 1941. A seguire l'incontro con il sindaco De Caro a Palazzo di Città e poi l'esibizione del coro Stelle Alpine della sezione di Bari, diretto dal maestro Paolo Romano nella chiesa di San Ferdinando. Questa mattina la sfilata in Corso Vittorio Emanuele e l'esibizione della fanfara fino in Piazza Prefettura. Vengo da Cumoli, un paese terremotato, purtroppo non c'è più, e sono il capogruppo degli Alpini da Cumoli. Noi andiamo in giro per suonare, per portare alpinità, che è mangiare, bere, divertirsi, stare in mezzo alla gente quando serve, e poi facciamo anche altre cose più importanti, però oggi facciamo questo e cerchiamo di farlo bene.